Tecniche. Buonasera a tutti con Giulio Lauri, coordinatore regionale Sinistra Ecologia e Libertà, SEL. Niente, prove tecniche di dialettica, di confronto politico in vista di quel che accadrà il prossimo anno, credo anche abbastanza presto, anche nei primi mesi probabilmente. Buonasera. Buonasera Giulio Lauri. L'abbiamo introdotto nel corso del telegiornale parlando appunto di crisi aziendale e di lavoro. Un'altra cosa che mi piace fare è quella di stare un attimo sulla notizia e ci sono le elezioni americane. Ho trovato nel suo profilo di Facebook che Obama piace a Giulio Lauri, cioè colui il quale fa bombardare coi droni tutto il confine pakistano e anche oltre, e come dire, non ne fa Non passare una, risparmia nessuno. diciamo che in altri tempi si sarebbe chiamato un guerrafondaio, magari Nobel per la pace, piace a un uomo di sinistra. Ma guardi, guerrafondaio dopo Bush, non mi pare sinceramente che questo di Obama non si può dire, ha portato Beh, ha via fatto la stessa i politica di Bush, soldati, ha portato via i sostanzialmente. soldati da zone caldissime del Medio Oriente, gli americani sono riconoscenti per questo. È tutto relativo, guardi, cioè non c'è ombra di dubbio che Obama, rispetto a quello che c'era prima, rispetto all'alternativa di Romney, rappresenta una proposta politica molto differente. Ed è ancora una grande speranza per il popolo americano di riscatto delle popolazioni di provenienza. Europeizzarsi, di Scusi? Ma europeizzarsi. insomma, c'è un Ciao modello, Franco, da una parte c'è un buonasera. modello di welfare e dall'altra c'è l'idea che appunto bisogna demolire la sanità pubblica, investire tutto in armamenti, politiche, diciamo, Gli espansionistiche armamenti, come vede, servono, nell'ombra. no? Evidentemente. Ma penso che i problemi del mondo oggi invece siano altri e che bene Senti, spendere molto poco in A proposito armamenti di e occuparsi armamenti, di ci sono cose più questi serie. F-35, su cui invece voi siete assolutamente drastici. Questo acquisto di Pensiamo che gli F-35. asili nido, gli ospedali, la tutela del nostro sistema di welfare sia molto più importante e sia il vero problema che oggi l'Italia deve affrontare, anziché, diciamo così, investire rilevantissime risorse in questi strumenti di morte che speriamo non ci debbano mai servire e che finora non ci sono serviti. Beh, insomma, Quindi, diciamo che in Serbia qualcosa, no? Abbiamo fatto che noi. sì, appunto. Ed Abbiamo era meglio qualche patto da rispettare, dai. non farlo perché, insomma, Governo D'Alema. non è servito a molto, no? Forse un po' di caschi blu in più avrebbero avuto A degli vendere la Zastava effetti alla diversi. Fiat, probabilmente. Scusi? A vendere la Zastava alla Fiat. Gianfranco. Buonasera, sì. Eccoci Buonasera. qua. Insomma, la premessa è straordinaria. Abbiamo fatto un po' di politica alta, invece tornando a noi, perché noi la settimana scorsa abbiamo intavolato un ragionamento molto importante rispetto alle alleanze. Il direttore parlava di prossime elezioni, quindi dibattito dialettica politica. Oggi c'è un ultimatum di Vendola, o con noi SEL o con l'UDC rivolto a Bersani. Ma sì, insomma, noi pensiamo che questo paese vada profondamente cambiato e ci pare difficile poterlo fare insieme a Pier Ferdinando Casini, che ha una posizione politica rispettabile, però che è chiaramente in grande continuità. Insomma, è uno che ha governato con Berlusconi per diversi anni, ora sostiene in maniera totalmente acritica, anzi uno dei principali pilastri del governo Monti, essendo il governo Monti un governo che sta affrontando la crisi, continuando a farla pagare ai poveracci e non mettendo le mani nelle tasche di chi i denari ce li ha, pensiamo che sia, diciamo, oggettivamente complicato cambiare questo paese con una coalizione che veda la presenza di Pier Ferdinando Casini. Insomma, il diavolo e l'acqua santa è difficile tenerli insieme. Bene, io ci arrivo anch'io subito, voglio concludere questa cosa di politica estera, chiamiamola così, sulla questione dei Marò che sono in India. Non mi pare che si sia mobilitato molto per i Marò prigionieri in India. Sì, è vero, non ci Non siamo. interessa. Ma no, non è che non ci interessa, naturalmente sono dei cittadini italiani che speriamo possano tornare a casa, il comune di Trieste, in cui siamo in maggioranza, esposto per alcune settimane, uno striscione, insomma, capisce, non sono questioni su cui la politica regionale né una forza politica che non sta in Parlamento, insomma, una cosa che o risolve il Ministero degli Esteri,
oppure... Beh, ma le piazze di solito le chiamate ogni tanto a dimostrare, no, qualcosa del ma genere, guardi, no? Sulle persone, sui ricordo sì. La Sgrena o cose Beh, così, insomma. Cioè. La Sgrena fu una vicenda che si verificò nel pieno della guerra in Iraq e quindi, diciamo, era una situazione completamente diversa. Lei metterebbe il nastrino giallo per i Marò? Ma non lo so, non, sinceramente. Comune a unità della maggioranza non ma la messo, pensi, ci pensi? Non lo so. Vorrei capire meglio cosa è successo. È molto laico, ecco. Molto laico e anche un po' antimilitarista. Mi aggancio direttore, perché anche mi fa un po' antimilitarista. No, vorrei capire meglio cosa è successo, non lì. Lauri, veniamo invece a una cosa, no, vicinissima, mi aggancio a questa cosa di politica internazionale che richiama anche qualcosa che abbiamo noi in Friuli Venezia Giulia, che è un bel patrimonio, un bel esempio anche, che sono le frecce tricolori. Lei le chiuderebbe? Io, guardi... No, ma secondo lei è un segretario regionale. Guardi, io mi occuperei degli ospedali, degli asili quindi? E dei bisogni dei cittadini. Se alla fine di tutto questo ci sono i soldi ancora per far volare le frecce e fare le acrobazie, si possono pure continuare a farle. Mi sembra che non siamo in questa situazione e mi sembra che c'è anche, diciamo così, insomma, forse... un ridimensionamento, no, se non una chiusura, è una cosa a cui in periodo di vacche molto molto magre come quello che ci attende, è una cosa a cui si potrebbe pensare. Prendiamo i soldi dappertutto e quindi penso che vadano prese anche nel sistema di difesa. Quindi, tutto ciò che è inoltre corollario, diciamo così, celebrativo, cerimoniale del sistema di difesa, è come il cerimoniale del Quirinale, è una cosa importantissima e indispensabile o no? È chiaro che è una grande tradizione del paese. Detto questo, forse prima di tagliare il Quirinale ci taglieremo il cerimoniale del Quirinale, no? Nel senso che quando si deve risparmiare... Lei è un uomo di cultura, i simboli servono? I simboli servono tantissimo, una società che vive del simbolico. I simboli sono assolutamente e quando parla importanti. Delle frecce tricolori, quando parla della divisa, quando parla dei militari, pensa che non siano simboli anche quelli di un'istituzione abbastanza importante qual è? Sì, assolutamente. La Repubblica Italiana. Assolutamente sì, però vede, io credo che questo mondo che si sta sempre più incrociando, meticciando, globalizzando, in questa situazione il confine della nazione è qualcosa che dovremmo cominciare a considerare in maniera forse un po' più labile, no? Questi confini sono saltati per lo scambio delle merci, non ci sono più le guerre dentro almeno lo spazio europeo da tanti decenni e speriamo che continuino a non esserci, i cittadini e le cittadine si muovono, ecco. Sono forse simboli di un poi, passato. Poi la finiamo perché il giochetto è troppo intrigante. Di un passato se le dico patria, cosa pensa? Guardi, io ho fatto il Boy Scout e naturalmente facendo il Boy Scout sono stato educato all'idea anche della patria, no? Dio, patria, famiglia, alzabandiera, tutte queste cose qui, assolutamente. Dopodiché ho anche imparato nel tempo che i concetti possono evolvere e quindi il senso di appartenenza nei confronti dello Stato, della società civile, eccetera, può assumere forme, diciamo così, meno retoriche, no? C'è un po' di retorica. Anche perché c'è una differenza tra un paese democratico. È un termine che nell'Ottocento aveva molto senso, nel Novecento anche, ed è stato foriero di grandissime tragedie. Beh, se cominciamo a superare anche l'utilizzo di alcuni termini, io non lo vedo come un aspetto negativo. Lei sa negativo. Che Friuli viene chiamato la patria, no? Piccola o comunque la patria del Friuli, certamente. Certamente. E quindi? Poi, retorica anche questa? No, vabbè. Non è identità, guardi, questa, non è... In questo non voglio entrare perché non essendo io friulano... Io la chiudo subito perché non poi... essendo io friulano ma triestino, veramente guardo con grande rispetto le culture... diciamo vicinissime ma comunque diverse dalla mia e quindi so ho un grandissimo rispetto per la cultura friulana, per la sua lingua, per la sua gente, quindi però non vorrei parlare di cose che non conosco e parlare a sproposito. Per quanto riguarda lo Stato, insomma il paese, la scuola, eccetera,
Io non so, il termine patria mi pare un termine superato. Benissimo, io per me ho chiuso da questo punto di vista. Gianfranco. No, eravamo proprio arrivati in questo sinistra, ecologia e libertà, e quindi tra le patrie. Io tornerei insomma sull'aspetto politico e calerei ancora un po', centrerei l'obiettivo anche nella nostra regione. Insomma, qua voi cominciate alle primarie e sicuramente avete iniziato con i comitati, Vendola candidato rispetto a Bersani, rispetto a Renzi, eccetera. Quindi prospettive? Ma prospettive... I regolamenti per le primarie, li avete definiti sì o no? Certo, i regolamenti per le primarie sono definiti, la partecipazione speriamo che sarà molto larga, ci si può iscrivere già online, preiscrivere le primarie, ma si potrà iscriversi anche nello stesso giorno in cui si voterà al seggio. Noi suggeriamo di preiscriversi prima o online oppure nelle sedi che verranno rese note nei prossimi giorni, perché questo ridurrà le file di coloro i quali vogliono votare e consentirà un esercizio delle operazioni di voto molto più rapido. Siccome pensiamo e speriamo che verrà molta gente a, 2-3 milioni. A decidere quale sarà il candidato o la candidata del centro-sinistra alle prossime elezioni politiche, pensiamo insomma che sia utile utilizzare tutti i sistemi per aumentare questa partecipazione. Però qui in Friuli c'è stata recentemente una raccolta firme contro di voi, contro il SEL e Rifondazione Comunista, per dire a Serracchiani no, noi non vogliamo né SEL né Rifondazione, parte del PD. Ma mica nei cittadini, sì, è una cosa di palazzo, nei palazzi della politica, nei consiglieri regionali. Sì. Vabbè, ma insomma si autotutelano, no? Sanno che una stagione sta finendo, è un pezzo del Partito Democratico, quello più vecchio, più conservatore. Cioè? Quale? Ma mi pare che una delle firme fosse quella del capogruppo Moretton. Poi? Zec? No. No? No, assolutamente no. Brusso. Moretton tutta la parte ex Margherita, ex Popolari. Ah, quindi fusione pura azione. Una pulizia etnica da un certo punto di vista. Beh, diciamo un pezzo del Partito Democratico, peraltro non dei suoi diciamo gruppi di base, dei tanti attivisti, ma di coloro che stanno nei palazzi, dice non bisogna fare una proposta di centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, bisogna accordarsi con un fantomatico centro e con dei fantomatici tanto... moderati. Non è tanto fantomatico se ormai in Italia non è moderato più nessuno. Chi è moderato in Italia? Io non li vedo moderati. Non è tanto fantomatico, cioè, sono io moderato, come appunto, parla, da come io. Parla io penso che lei non avrebbe neanche, non è tanto fantomatico perché dice che tiene in ostaggio il PD questo fantomatico centro. O sbaglio? No, mi pare che tenga semmai in ostaggio tondo in questo momento perché governa con lui. Questo fantomatico centro governato per 5 anni con Renzo Tondo, insieme alla Lega, ne ha profondamente condizionato le politiche. Dal punto di vista del simbolico, come diceva il suo direttore poc'anzi. Perché è vero che forse diciamo nei provvedimenti non ma tanto. Servono i simboli, l'appartenenza, è così bello. Guardi, mi dica scusi, adesso però mi dica domande, mi dica cosa serviva al Friuli Venezia Giulia la soppressione della Film Commission. No? Quindi abbiamo eliminato per un'operazione ideologica, profondamente ideologica. L'ha risposto lei. Ma noi li perdiamo i soldi, perché era soldi posti di lavoro. Era ideologica. No, ideologico è stato supprimo. Ma sa quanto è costato? E guardi che è stata fatta un servizio drammaticamente negativo. Senta. A tanti lavoratori, a tante lavoratrici di questa regione, giovani che operano nel mondo del cinema e dello spettacolo, agli albergatori, al turismo. Ma non cambia niente, rimarranno sempre lì, cambia. Che il direttore della Turismo FVG avrà questo compito, lo facciamo lavorare di più. Perché serve una commissione per un'altra commissione? Bene. No, non è Lauri, così, era una delle poche cose di questa regione che funzionavano bene e l'abbiamo uccisa perché aveva finanziato il film su... neanche Eluana Englaro, ma sulla questione drammatica, importantissima e in cui bisognerebbe discutere in modo più serio del fine vita. Queste sono operazioni integraliste ed ideologiche che dimostrano che l'UDC non è un partito moderato. Film Commission però grava anche un altro film, direi piuttosto pesantino, che quello su Marco Daviano.
o sbaglio? Ecco, il direttore infila la lama. Queste sono cose che sappiamo solo in Friuli Venezia Giulia, dentro il palazzo della politica. Io penso che nessuno o pochissimi dei cittadini a casa sanno nulla di questo film di Marco Dal Viano, che è una cosa della Lega, che fa le sue operazioni culturali, ideologiche, come l'UDC, e diciamo così, chiede finanziamenti su film assolutamente improbabili, in cui recitano i suoi esponenti politici. Ma guardi che succedono delle cose ridicole. Avete fatto cameo, era solo ma dai, ma quale cameo? Ma avete fatto il partito della pace, non l'ho visto mai recitare. Della pace, guardi, con il sacerdote di Gorizia, dai. Guardi, Illy ha tanti difetti, ma io in un film non ho mai visto Illy recitare. Ma c'erano più soldi quando c'era Illy. I leghisti hanno la pretesa del finanziamento dei film su Marco Dal Viano e di fare le parti. Ogni volta che lei parla di queste cose cita l'UDC, cosa c'è? Le viene l'urticaria? No, guardi, io l'ho citato una volta sola. È il fantomatico centro di cui si parla. A me viene l'urticaria quando si taglia in una regione come questa la Film Commission. È una cosa che trovo drammaticamente grave. Ma il primo firmatario di quella proposta è stato proprio Sasco. Sì, esatto. Esatto. Ma non mi pare che sia un fan di Sasco il appunto presente, anzi mi pare che avesse fatto alcuni riferimenti un po' sullo statista, no, o sbaglio, no, perché... no? Che non è che abbiamo grandi statisti da queste parti. Comunque va bene, no. Proviamo ad andare avanti. Cosa ha fatto a Capua, dai. Proviamo ad andare avanti, cominciamo a parlare di cose un tantino più impegnative. L'attività politica, Lauri, è un investimento e se lo è per chi? Beh, io sono molto in difficoltà a rispondere a questa domanda perché facendo io il geologo e diciamo ritagliando con le unghie e coi denti i minuti per cercare di approfondire dei temi, per cercare di comunicare le idee di Sinistra Ecologia e Libertà, e rispondendo in questa prima fase dal punto di vista personale può essere anche un sacrificio. So che può sembrare ridicolo per gli ascoltatori sentirlo, ma la politica non è tutta casta. Ci sono anche delle persone oneste e per bene che credono in alcune cose e per fare politica, diciamo così, non conducono una vita facilissima. Detto questo, la politica è un investimento. La politica è diventata una cosa terribile, bruttissima, non è più, non lo definirei così, è una cosa sporca la politica, no? Quella degli altri. No, la politica in generale, ci sono poche persone, pochi movimenti politici che la fanno credendoci e cercando veramente di migliorare questo mondo, questa società, che è quello che la politica dovrebbe fare. E io penso però che sarebbe molto importante se quanta più gente possibile tornasse a fare politica. Viva Grillo allora? Grillo solleva delle questioni assolutamente reali e giuste. Io penso, non capisco qual è la sua proposta, quindi capisco molto bene ciò che vuole abbattere e concordo in grande parte. Non concordo sul modo e sullo stile e sulla violenza e su un atteggiamento giustizialista, secondo me sbagliato, che mette tutti appunto sullo stesso piano e non è così, e questa, diciamo così, è una operazione di scarsa anche onestà intellettuale. Detto questo, non capisco che società vuole Beppe Grillo e quindi che società immagina, che rapporti fra mondo del lavoro e mondo dell'impresa. Non capisco la sua idea del welfare, non capisco sugli immigrati, o meglio a volte capisco e mi preoccupo se vuole una società aperta o una società chiusa. Sentenze passate in giudicato, ci si può candidare sì o no? Secondo me è meglio di no. Senta, qual è, lo slogan è fin troppo facile, il prezzo giusto? Quanto dovrebbe avere come compenso un consigliere regionale? Io penso che con 2.500 euro vivere benissimo. È la stessa cosa che dicono i grillini. Anzi, sono d'accordo con gli attivisti del Movimento 5 Stelle, visto che c'è anche una questione lessicale con sono Grillo. Totalmente d'accordo con loro. Però il vostro quella gruppo, di Grillo... Forse scusami, anche meno, forse scusami, anche 2.000. Scusami, sì, prego, prego. Quella di Grillo è una deriva autoritaria in qualche modo. Questo è presto per dirlo. Diciamo che nel suo messaggio politico c'è un atteggiamento aggressivo, un po' violento, e si intravede una certa propensione, diciamo,
diciamo, l'autoritarismo. Il modo in cui lui dirige il suo movimento è certamente un modo autoritario. Beh, sullo stretto di Messina. Se dovesse dirigere e guidare il paese, io spero che non succeda, nello stesso modo in cui dirige e guida il proprio movimento politico insieme a Casaleggio, credo che ci sarebbe di che preoccuparsi. Ho capito. Gianfranco? No, mi interessava la cosa che diceva prima il direttore rispetto anche ai 2.500 euro. Voi avete un solo consigliere regionale? Sì. E quindi riceve anche un rimborso elettorale regionale? Pari a? Riceve il suo stipendio. Sì, dal suo, ma non rientra in quella speciale fornitura, diciamo, di fieno che arriva alla greppia, che adesso i contributi regionali sono di 2 milioni di euro all'anno, decurtati dal 50%. Guardi, il nostro consigliere regionale penso che riceve veramente pochissimo, perché noi abbiamo una situazione un po' particolare, nel senso che lui è stato eletto nella sinistra arcobaleno, che è una lista, un cartello elettorale che fu fatto nel 2008, qualcuno se lo ricorderà, insieme a Rifondazione Comunista e a Verdi, Partito dei Comunisti Italiani, eccetera. Lui è consigliere solo, non gestisce lui i fondi di questo gruppo consigliare. Beh. E penso, da quello che mi dice, che ne veda veramente per la sua attività politica qualche piccolissima briciola. E io gli credo. Senta, ma è di questa, non so, di questa avvertenza che ha avuto con Rifondazione Comunista, vogliamo parlarne? Sì, pare ci siano stati delle questioni che poi si sono risolte anche con dei versamenti di denaro, o sbaglio? Ma guardi, io dal 2003 al 2008 ho smesso di fare il mio lavoro di imprenditore, di libero professionista, perché è un tempo che ho dedicato, appunto, per un periodo integralmente alla politica. E ho lavorato in quel periodo all'assessorato regionale alla cultura. Finita la maggioranza con Antonaz, finita la giunta Illy, sono tornato a lavorare e, nel momento in cui sono diventato coordinatore di Sinistra Ecologia e Libertà. Ma prima c'è stata una finestra temporale di qualche mese in cui ho continuato a svolgere le mie funzioni di segretario regionale di Rifondazione Comunista, che era il partito in cui allora militavo, e però cosa successe? Successe che, siccome io già allora ero molto più vicino a Vendola che non a Ferrero, questi signori, questi miei ex compagni, hanno smesso di versarmi lo stipendio, nel senso che io ero assunto dal partito, uno stipendio diciamo normale, di dipendente. E da quando hanno capito che io ero vicino a vendere, hanno smesso di versarmi questo denaro. Se non che, quando io poi mi sono licenziato effettivamente, perché è nata Sinistra Ecologia e Libertà, abbiamo fatto davanti a un giudice una transazione di lavoro e loro sono stati giudicati colpevoli per il fatto di non avermi pagato questo denaro e hanno dovuto... Quindi ha fatto una causa civile. Una causa di lavoro. Semplificando moltissimo, si potrebbe dire che Rifondazione Comunista è un pessimo padrone. Ma com'è lo è stato? Ecco, questo sì. è già un... Non capita spesso. C'è sempre spesso. Il più puro no, che ti è puro. Non capita. Sì, attento, Lauri. Guardi che nella storia, per esempio, da cui una parte di loro proviene, quella del Partito Comunista Italiano, dove c'erano molte persone che lavoravano per pochissimi soldi, insomma, per il partito, ma insomma c'era una grande organizzazione, c'era un grande rispetto per le persone. Anche loro ci sono questa guerra, messaggini. Ecco il direttore. Le frecce tricolori, vorrei sottolineare che le frecce tricolori sono un fiore all'occhiello dell'Italia, sicuramente il costo di gestione sono notevolmente inferiori al costo dei politici con le loro auto e scorte. Voglio far notare che le sovvenzioni ai partiti gli italiani hanno votato contro, insomma. Ha capito il concetto, no? Bene. Sì. Chi rottamiamo? Lei è un rottamatore, vorrebbe rottamare qualcuno oppure... Perché l'ha già detto. Va no? Tutto bene. A proposito del PD. No, io penso che questo paese... Due mandati, tre mandati, questo adesso si parla spesso. Allora, non avete il concetto di rottamazione non mi piace, perché ogni volta che tu fai di tutta l'erba un fascio rischi di buttare via anche delle cose positive, no? Certamente questo problema, questo paese è un problema gigantesco, che è quello di avere una classe politica drammaticamente vecchia, che
che nessun paese europeo ha. Quanti anni ha lei, Lauri? Io 45. Che si ritiene vecchio? Mi ritengo, ecco, io vorrei vivere in un paese in cui uno come me, che fa politica, è considerato uno, diciamo, che ha ancora 5 anni di politica davanti a Può sé. Farlo. Purtroppo, in questo paese, io sono uno dei più giovani. Ho capito. Senta, parliamo, ancora di cose molto più serie. Sella aderisce a questa proposta, a questa iniziativa per il reddito minimo garantito. È una cosa che non viene veicolata molto, se vuole esplicitare nuovamente questo tipo di iniziativa. Ma più che aderire la promuoviamo, sì, insieme alla FIOM, insieme ad altre forze della sinistra. Guardi, è un'altra questione che è una misura che tutta l'Europa ha. Tutta l'Europa, credo tranne la Grecia e l'Italia, ha questa misura come misura, appunto, dicevamo prima, ricordando quello che la giunta Illy provò a fare, imitando questo provvedimento, ma naturalmente una regione può fare poco, lo Stato può fare molto di più, è una misura che serve a accompagnare le persone nei periodi in cui non hanno lavoro. Essendo questo un problema sempre più drammatico in tutta Europa, noi pensiamo che sia assolutamente importante che anche l'Italia adotti un provvedimento di questo tipo, perché c'è una disoccupazione giovanile che è drammatica, e oggi soltanto il 20% dei giovani che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro lo fa con un contratto a tempo indeterminato. Tutti gli altri o devono aprire la partita IVA o hanno contratti di collaborazione o lavorano, cioè siamo tornati a sistemi di lavoro che c'erano prima della guerra. È drammatica questa questione. Forse c'è anche un problema di crisi globale del lavoro, Cioè cosa vogliamo avere? Cosa vogliamo? Tutti i contratti a tempo indeterminato? No, dovremmo avere un po' di diritti, un po' di tutele, quelle che stanno demolendo. Guardi, l'altro giorno è successa una cosa gravissima, perché la Fiat tempo fa aveva licenziato ingiustamente 19 lavoratori. Sì, ingiustamente. Facciamo ricordare questa cosa. Scusi, un giudice ha detto che era un licenziamento ingiusto, senza giusta causa. E la Fiat ha disposto il loro reintegro e il signor Marchion ha deciso che, siccome ne riassumeva 19, qui 19 dovevano rientrare in fabbrica, non ha confermato altri 19 lavoratori. Cioè, è una misura di rappresaglia. Adesso io non voglio fare paragoni pesanti, ma insomma sono cose che durante la guerra i più anziani vorrei se ricordano. Ricordarle. De Benedetti. Anche De Benedetti l'ha detto. No, infatti l'ha detto anche De Benedetti. Vorrei ricordarle, caro Lauri, vorrei ricordarle che accade. È una cosa grave. Cioè ha detto sostanzialmente grave. Che potevano fare una rappresaglia come i nazisti. In questi grandi stabilimenti. Sì, l'unica differenza è che i nazisti facevano 10-1, Marchion ha fatto 1-1. 1-1, diciamo, vabbè, dai, lo stile è quello. Dai, sì, vabbè, dai. No, ma allora, vogliamo governasse ricordare, bene le sue imprese. Vogliamo ricordare al nostro ospite, Lauri, che quest'estate, durante i mondiali, accadeva che in questi grandi centri industriali, forse qualcuno, quando c'era la partita dell'Italia, staccava la spina del lavoro e andava a vedersi la partita nell'orario di lavoro. Quindi come li giustifichiamo questi? Io penso insieme ai loro titolari. Ah, va bene. Allora, sullo stesso piano? Ma penso di sì. Guardi, se lei conosce il tessuto produttivo della piccolissima e media, della piccolissima impresa, Lauri, della piccolissima impresa del Nord-Est, sa che un lavoratore non si allontana dal posto di lavoro, titolare. Il problema è assumere, perché poi non li mandiamo via più. E penso che in quei giorni molti lavoratori hanno visto la partita insieme al loro datore di lavoro, concordando i tempi e i modi del recupero. Io torno un attimo sull'attualità. No, ma glielo dico perché ho lavoro e quindi so che il tessuto produttivo è questo e che per fortuna ci sono anche rapporti umani fra... Io ho trovato una cosa che riguarda la terza corsia, sulle nomine, e lei ha detto che Tondo sulle nomine è stato prudente e anche pudico, in un certo, ha avuto prudenza e pudore. Le quantità di prudenza è perché la prudenza, e le quantità di pudore è perché non l'ha avuto il pudore. Ma adesso non mi ricordo precisamente allora, questa Paniccia dichiarazione. Paniccia doveva diventare, ecco, e quella era la prudenza. Paniccia, presidente di Autovia. Ma guardi, la questione di Autovia è molto... è una bella spina, un bel bubone che potrebbe esplodere da un momento all'altro. In che senso? Ma
Innanzitutto perché la regione sta per ipotecare il proprio bilancio per i prossimi 25 anni. E questo lo sappiamo. Dica l'altra cosa passa per la testa. No, ma questa è la prima cosa che mi passa per la testa. No, però me la faccia dire, perché adesso lei dice, però mi scusi. No, ma che dice a me? No, guardate che ridiamo, però qui si tratta di indebitarsi a tal punto da mettere seriamente a rischio il welfare di questa regione. E quindi mi pare un problema di grandissima grandezza. Quanto costa? Costa tantissimo. Cioè? Guardi, le cifre esatte non me la ricordo, me lo dica lei. 2 miliardi e 3. Bene, 2 miliardi e 3. Io so che il prossimo bilancio regionale avrà una, diciamo, diminuzione rispetto a quello corrente, che qualcuno calcola nei 900 milioni, qualcuno calcola nell'1 miliardo e 300 milioni in meno. In questa condizione, indebitarsi ulteriormente per realizzare la terza corsia in questo momento di crisi, certo, a me pare un'operazione assolutamente spregiudicata, di cui è difficile comprendere le ragioni se si decide che bisogna gestire il bilancio regionale come ogni famiglia gestisce il proprio bilancio, e quindi questa questione la ritengo molto grave e molto pericolosa. Prima questione. Seconda questione, rispetto all'atteggiamento prudente di Tondo è stato prudente perché c'è stata un'inchiesta molto pesante e molto rilevante della Protezione Civile Nazionale. L'ispezione. Ora, un'inchiesta interna, un'ispezione, chiamiamola come desideriamo, ma il concetto è chiaro, no? Allora, innanzitutto io mi domando, ma perché in questo paese e anche in questa regione si è deciso di utilizzare la Protezione Civile per realizzare un'autostrada? Ma è questo il ruolo della Protezione Civile? Perché la Protezione Civile, attraverso i commissari, deve in qualche modo intervenire per velocizzare gli interventi? Sì, ma con un paese che frana, dove ci sono i terremoti, ci sono i vulcani, ci sono le alluvioni. Oggi l'Isonzo, per fortuna, è rimasto dove era e non è uscito in Italia dai suoi alberi. Contrariamente a quello che ha detto. Una struttura che funziona. Funziona. Posso fare la mia, glielo andiamo a dire a quelli dell'ARPI? Ancora qualche minuto. No, però volevo rispondere su Paniccia, perché sì. prego. Stato prudente perché non ha nominato Paniccia. Esatto, e non è stato, non ha avuto pudore perché ha nominato il segretario Ravidà. Ah, esatto, bravo. Questo me l'ero addirittura dimenticato. No, Paniccia però è grave, perché Paniccia è un uomo, diciamo così, che forse dovrebbe scegliere se stare dentro il sistema bancario o dentro il sistema della... diciamo, conflitto di interessi, direzione dell'economia pubblica di questa poteri regione. Forti. Direi di sì. CRT, medio credito, fondazione CRT. Bene, abbiamo chiuso. I travasi di danari, l'ultima, sono l'ultima molto poteri forti. Lauri, sospetti. Serracchiani e Sell a posto? Ma finalmente cominciamo a discutere di programmi a partire dai prossimi giorni. Io spero che ci siano le condizioni per costruire un programma comune col Partito Democratico, e spero che Deborah Serracchiani possa rappresentare tutta la coalizione. Ma cosa vuol dire coalizione? Ma secondo noi vuol dire il PD, Sinistra, Ecologia e Libertà, e se diciamo non succederanno cose strane dentro l'Italia dei Valori, come invece negli ultimi giorni pare possano succedere, l'Italia dei Valori non si capisce in questo momento cosa voglia fare, nel senso che in questi mesi insieme a noi ha lavorato alla Costituzione, incalzando anche il Partito Democratico, chiedendo di fare più in fretta, chiarissimo, di costruzione di un programma comune. Oggi mi pare in qualche modo tentata da un'opzione grillina. Esatto. Peraltro con degli... Non vi conviene molto perché è meno 2%, 2,5% dopo l'uscita di Donadi, eccetera. Va bene, comunque. Dai. Ultimo messaggino, poi la salutiamo, ma questo è importante perché dice: ma il vostro ruolo è quello di conduttori moderatori o fate solo a gara per tentare di screditare il vostro ospite? Il nostro ruolo è quello di far parlare il nostro ospite delle cose anche di cui non parlerebbe. Tutto no, qua. Io non mi sono sentito ma trattato infatti, male, ma non credo assolutamente. Evidentemente non c'è l'abitudine a questo tipo di intervista. Dibattito. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a voi, buonasera.